Dance, appuntamenti con il ballo e lo spettacolo nella capitale e nel Lazio. Bentrovati per la nuova edizione del TG Dance dopo Ferragosto. L'augurio che abbiate trascorso un buon weekend divertendovi nelle varie occasioni di ballo e spettacolo. Apriamo il giornale con alcune notizie per il ballo da competizione. Il coordinamento provinciale di Roma della FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, comunica che ha aperto ufficialmente la campagna affiliazioni e tesseramenti per la nuova stagione. Ricordiamo che l'affiliazione con FIBES ASI è valida 365 giorni dalla data della stipula. La copertura assicurativa FIBES ASI è globale anche per infortuni fuori sede, allenandosi e o gareggiando in competizioni di terzi, con un massimale molto alto e senza alcuna franchigia. Inoltre il coordinamento Roma ricorda che è possibile affiliarsi con qualsiasi coordinamento federale con sedi in tutte le regioni d'Italia, ma affiliandosi con la sede di Roma quest'anno sarà più conveniente, in quanto si potranno avere ulteriori agevolazioni per il prossimo campionato di ballo del Gran Premio del Lazio e per tutti gli altri eventi organizzati dal coordinamento provinciale Roma. Per avere tutte le informazioni dettagliate sulle affiliazioni e tesseramenti della FIBES, consultare il sito ufficiale digitando FIBES Roma nei motori di ricerca. Sempre la FIBES Roma fa sapere che per domenica 9 ottobre 2016 ha organizzato una competizione interregionale per ballo in coppia, denominata Festival Interregionale del Liscio. La gara, con inizio alle ore 15, si svolgerà presso l'elegante salone del Centro Sportivo Rondinella, sito a Palestrina, a pochi chilometri ad est di Roma. La gara, in esclusivo stile liscio, prevede tre categorie, che sono allievi 3, con la mazurka come unico ballo di gara, la categoria allievi 2 con due balli di gara, mazurka e valzer brillante, e la categoria allievi 1 con tre balli di gara, mazurka, valzer brillante e polka. La competizione è aperta a tutte le coppie di qualsiasi livello e con qualsiasi tasso tecnico di preparazione ed è aperta ai ballerini provenienti da tutte le regioni d'Italia, anche se tesserati con altri enti. Le iscrizioni sono a quote popolari a soli 6 euro. Tutte le informazioni dettagliate sul Festival Interregionale del Liscio con regolamenti e le modalità di partecipazione si possono trovare digitando FIBES Roma nei motori di ricerca. Questo comunicato stampa della FIBES si chiude informando che la prima giornata del nono campionato a ranking del Gran Premio del Lazio con gare per ballo in coppia e per ballo in squadra è stata definita per domenica 13 novembre 2016, ma questa data potrà variare in caso di coincidenza con la data per le votazioni del referendum politico. Pertanto la federazione consiglia di tenersi informati periodicamente sul proprio sito ufficiale. La nota conclude informando tecnici e ballerini che il Gran Premio del Lazio 2017 prevede un calendario con 8 giornate che sarà pubblicato i primi del mese di settembre. Chiudiamo questa pagina del ballo sportivo ricordando a tutti gli organizzatori e federazioni che possono utilizzare il TG Dance per promuovere le loro competizioni di danza sportiva, inviando comunicati stampa alla nostra redazione, proprio come da tempo usa fare la FIBES, che come avete ascoltato ci invia costantemente numerose notizie. È il momento adesso della pagina dedicata alle sagre e alle feste di piazza del Lazio per le prossime settimane. Ci trasferiamo in provincia di Roma, dove a Lariano, nei due weekend dell'8 e del 18 settembre, si svolgerà la 26esima sagra del Fungo Porcino, un appuntamento ormai divenuto negli anni di grande interesse non solo nella zona, con migliaia di visitatori ogni anno. Anche questa edizione, oltre agli stand per la degustazione dei prodotti, a complemento sono previste diverse attività musicali, artistiche e di trattenimento, oltre ad un'ampia esposizione merceologica. Ci trasferiamo in provincia di Frosinone, precisamente a Ferentino, dove dal 18 al 31 agosto è in programma un vasto calendario di serate con rassegne per diversi generi artistici, musicali e sportivi. Per gli amanti del teatro saranno in scena qualificate compagnie teatrali, mentre segnaliamo particolarmente che giovedì 25 agosto, a conclusione della rassegna teatrale, è prevista una grande festa con artisti di strada e fuochi pirotecnici. Sono anche allestiti degli stand per
le degustazioni gastronomiche. Gli eventi si svolgeranno presso Villa Gasbarra in Piazza Matteotti. Ferentino, rassegna estate, realizzata con la partecipazione degli assessorati di riferimento del comune e della locale Proloco. Torniamo a Roma, in zona Castel di Leva, sulla via Ardiatina al chilometro 12, dove dal 9 all'11 settembre si svolgerà presso il Santuario della Madonna del Divino Amore la tradizionale festa della comunità parrocchiale. Oltre alle consuete attività liturgiche, non mancheranno attività musicali e di spettacolo. È probabile che anche quest'anno la festa si svolgerà negli spazi del centro sportivo adiacente al Santuario Mariano. Ed andiamo adesso in provincia di Rieti, nel comune di Amatrice, nella frazione denominata Sky, dove venerdì 19 agosto avrà luogo la 18ª sagra del rigatone al cinghiale, mentre nei giorni 27 e 28 agosto si svolgerà, questa volta nel centro di Amatrice, la 50ª sagra dei noti spaghetti alla matriciana. Un appuntamento questo imperdibile per i bongustai della specialità. Ci spostiamo in provincia di Viterbo, nel comune di Bassano Romano, dove per domenica 28 agosto il complesso bandistico Città di Bassano Romano si esibirà nel suo classico appuntamento di fine estate con il proprio ampio repertorio musicale. Il concerto bandistico si terrà in piazza San Gratiliano. E rimaniamo in provincia di Viterbo e precisamente a Sutri, in località Fontevivola, dove sabato 10 settembre presso l'acquapark all'antica fonte avrà luogo una gara di canto a premi intitolata Star per una notte, organizzata dal gruppo Luna. La gara canora è aperta a tutti purché si disponga di buone qualità vocali. La giuria sarà di esperti del settore musicale ed artistico. Inoltre la competizione sarà intervallata da ulteriori trattenimenti grazie alla partecipazione di alcuni ospiti del campo artistico. L'ingresso è con cena a partire da 15 euro, prenotazioni contattando direttamente l'antica fonte. Ricordiamo agli ascoltatori che prima di recarsi sul posto negli eventi citati nel TG Dance è consigliabile contattare direttamente gli organizzatori per verificare la conferma del regolare svolgimento delle serate. E chiudiamo l'edizione di oggi con la rubrica dei compleanni. Oggi 16 agosto i nostri auguri per il maestro di ballo Giuseppe Maggiò, che segue il TG Dance dalla provincia di Viterbo fin dai tempi di Telesimpati. Auguri quindi al maestro Giuseppe per i suoi 59 anni da tutta la nostra redazione. E con questa notizia termina l'edizione di oggi del TG Dance. Ricordiamo agli operatori del settore e agli organizzatori di eventi che possono inviare i comunicati stampa delle loro serate o spettacoli alla seguente casella di posta elettronica tgdance@libero.it. Inoltre chi desidera condividere o inserire il TG Dance per arricchire il proprio sito o il proprio blog potrà liberamente prelevare la URL corrispondente e inserirla quindi nel proprio blog. Grazie a questo punto per l'attenzione e a risentirci al prossimo aggiornamento. Abbiamo trasmesso GR Dance, appuntamenti con il ballo e lo spettacolo nella capitale e nel Lazio.